Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, mi tocco il viso perché ho già messo il fondotinta. Come il video, due video precedenti, mi sa che anche la Canon, la mia fotocamera, sta per morire. Spero di no perché quest'anno è stato, ora vi racconterò, un proseguo di acquisti uno dietro l'altro che fermati, non ce la possiamo fare. Comunque, cos'è questo video? È un Get Ready With Me, mi devo truccare sabato sera. E mi farete compagnia nel cercare di ristabilire una forma umana a questo viso che sta cadendo inesorabilmente giù negli abissi. Sono distrutta, sono stanchissima in questo periodo e ovviamente la stanchezza si nota sulla mia faccia. In più, come vi stavo dicendo, ma non è registrato, mi sono usciti diversi brufolazzi che ho iniziato a mascherare con un po' di verde. Su sono andata con il mio classico fondotinta che sta finendo, credo che sia ormai proprio agli sgoccioli, e ora proseguirò con il correttore. Allora, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando che a quando risaliva l'ultimo video di questa serie, sono andata a controllare e l'ultimo video risaliva alla fine di agosto, in cui vi raccontavo che l'estate appena trascorsa non è stata l'estate che mi ero prefissata, ma è stato tutto sconvolto da studi, concorsi vari, eccetera. Che PS non sono andati, comunque sorvoliamo. Nel frattempo, cosa è successo in questi mesi? Nulla di particolare, sono ancora disoccupata e in cerca di un lavoro. Ora ho riallargato, diciamo, un pochettino gli orizzonti, mi ero settorializzata su qualcosa che riguardasse più il mio campo di studi universitari, quindi la mia laurea, eccetera, ma ormai è passato quasi un mese, un anno da quando ho perso il lavoro, quindi ho riallargato e mi apro a nuove opportunità. Comunque, anche se sono disoccupata e senza degli introiti, si dice così, questo non mi ha fermata da fare degli acquisti molto importanti nell'ultimo periodo. Primo fra tutti, in ordine cronologico, è morto il mio portatile che mi fu regalato dal mio fidanzato quando mi sono laureata alla triennale ormai 10 anni, ormai quasi 11 anni fa. Comunque il computer è morto a novembre, quindi 10 anni e 8 mesi dopo la sua accensione alla vita, il PC ha deciso di abbandonarmi e quindi ho dovuto comprare un PC nuovo, un portatile nuovo. Ero veramente dispiaciutissima, anche perché a parte che mi ero molto affezionata, poi ho cercato di portarlo veramente fino alla fine, cioè l'ultimo giorno in cui mi ha detto "Ti prego, basta, lasciami morire in pace", non si è, io cercavo di accenderlo e lui non si accendeva più, quindi è proprio destino che quello sarebbe stato il suo ultimo giorno. Alla fine ho preso un Lenovo, ovviamente rispetto al mio vecchio di 10 anni fa, quasi 11 anni fa, che era così, questo è praticamente la metà, un quarto. E ormai lo sto utilizzando da novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono 3 mesi che lo utilizzo e mi sto trovando benissimo, non bene. Poi, qual è stato il secondo acquisto gigantesco che non avrei mai voluto fare? Senza avere un introito, comunque un lavoretto, ho dovuto comprare una macchina perché quella che avevamo prima non era della mia famiglia, ma comunque mia madre purtroppo era molto vecchia, ci ha fatto un incidente e non era più il caso di utilizzare quella Pandarella. Mi è dispiaciuto perché comunque c'ero affezionata, ce l'avevo da diversi anni, però ormai era diventata un Cioè, a parte l'incidente che ha fatto mamma, che è tutto a posto, non è successo niente, si è solo spaventata. Dire solo spaventata a una persona che ha il pacemaker è dire tantissimo. Hai potuto perderla secca secca. Comunque, sorvoliamo. Abbiamo deciso di comprare una macchina nuova. Me la sono fatta testare a me, l'ho comprata io.
Ho trovato un'occasione, una Toyota Aygo di una decina di anni fa, con pochi chilometri, molto piccolina, adatta per la città, sembra una topolina, è troppo carina. Va bene, non consuma tantissimo, è pure carina, nel senso che, ok, io non sono un'appassionata di macchine, non ne capisco di design di auto, per me. Sentire, mi basta già sentire solo il motore della macchina e mi va bene così. Non, anzi, nelle macchine nuove che sono più insonorizzate ho difficoltà a guidare. A volte mi trascino troppo la marcia. Invece con le macchine un po' più vecchiotte è molto più facile ascoltare e capire quando è il caso di cambiare marcia. Comunque abbiamo preso questa macchinina. L'ho presa a inizio gennaio, quindi non ce l'ho neanche praticamente da un mese e mi sto trovando veramente bene. Ovviamente questo ha significato fare l'assicurazione, a parte il passaggio di proprietà, la macchina, eccetera, che ovviamente hanno un costo, compri una macchina, di seconda mano, ma comunque la compri. Come quando il rivenditore mi ha girato la scheda che aveva fatto il passaggio di proprietà e ho letto il mio nome e cognome sul libretto della macchina. Mi sono emozionata. Ho detto: Oh mio Dio, la mia prima macchina! Oh mio Dio! Era il settimo zero, veramente. Comunque, a parte questa, poi qui in Campania fare un'assicurazione auto o mobile auto o moto è veramente. Devi strappare tutti i denti e lasciarla all'assicuratore. Cioè, per una macchinetta che io ho pagato poco meno di 4.000 euro, sì, mi hanno chiesto cioè, diciamo, siamo partiti da un minimo di 970 euro annui come assicurazione, a un massimo ho trovato 1.000 1.500, 1.700, anche 2.000 euro di assicurazione hanno per una scatoletta piccolissima di 1.000 passa cavalli, veramente una cosa obbrobriosa. Alla fine sono riuscita a patteggiare e siamo arrivati vabbè, a 800 euro annui. E possiamo riparlarne poi ovviamente l'anno prossimo per vedere se posso risparmiare un altro pochino. Però è veramente esagerato. Cioè, io sono andata a comprare una macchina, altro po' l'assicurazione mi costa di più della macchina, ma stiamo scherzando. Che poi quando sono andata a fare l'assicurazione, ovviamente ero ancora senza auto, vado al bar tabacchino di fronte alla fermata del pullman sotto casa mia e aspetto il mio turno perché c'è una signora che si è fatta rifare il calcolo 10 volte perché tra le cose che aveva comprato aveva giocato, non so come si chiamano, giochi con i numeri eccetera, aveva comprato dei gratta e vinci, si era comprata le sigarette e non si trovava per 10 centesimi, ha fatto fare il calcolo alla ragazza del bar per questi 10 centesimi 10 volte e non si trovava. Nel frattempo, ovviamente, il pullman è passato. Purtroppo, nella mia zona, per andare dove dovevo andare, passa un solo autobus ogni 40 minuti. Anzi, in quella fascia oraria avrebbe saltato due corse, quindi 40 più 40. Alla fine me la sono fatta a piedi. Giuro che la volevo uccidere. Quando finalmente si è decisa che è lei che non si trovava così. 10 centesimi e il pullman ovviamente era passato e finalmente sono potuta andare alla cassa. L'ho ringraziato, ho detto signora, la ringrazio. Il pullman che volevo prendere 10 minuti fa è appena passato. Buona giornata, arrivederci, a me più vederla. Non si può, 10 centesimi. Giuro che gliele volevo dare io. Peccato che non le tenevo fisici in mano, so gliele davo io. Poi quando è uscito dal bar ha fatto anche una mega sgommata. Continuando a ridere, ma che te ridi? Calmiamo. Sono andata a pagare l'assicurazione. Vabbè, l'auto tutto a posto. Sorry. Poi, qual è stato l'altro bello acquisto? Ho dovuto cambiare lo smartphone.
Praticamente io avevo un Microsoft Phone di diversi anni fa, che stavo pensando comunque di cambiarlo, ma al momento non era proprio in programma, aspettava almeno boh, i saldi estivi, non so, le promozioni estive. Ho dimenticato l'illuminante. Ragazze, mi state distraendo. Ora vediamo di recuperare con l'illuminante ombretto che volevo mettere. Questo della Kiotis che è geloso, però sopra le polveri fa un pastrocchio bruttissimo e non mi piace. Quindi andrò a mettere il mio solito ombretto color carne luminoso. Comunque, ho dovuto comprare il telefono, il mio smartphone, perché Microsoft Phone, visto che ormai è uscito dal mercato, mamma mia, come non mi piace, devo aggiungere di più. È uscito dal mercato, ovviamente il telefono in sé funziona ancora, ma ho perso la funzionalità di WhatsApp prima di tutto e di diverse altre applicazioni, tra cui Instagram, perché erano rimasti alla versione beta. Io su quel telefono stavo utilizzando una versione farlocca, diciamo un surrogato, non effettivamente l'applicazione originale, che comunque funzionava. Anzi, no, nell'ultimo periodo manco quella più funzionava, perché non mi faceva caricare le fotografie. Le stories non le potevo caricare perché non avevo nessun tipo di supporto. Però sul vecchio telefono neanche l'applicazione fake riusciva ormai più a caricare le foto. E non so se avete notato, se mi seguite su Instagram, negli ultimi giorni mi sto dando proprio alla pazza gioia. Ho messo le stories, ho caricato due fotografie, mi sto divertendo. Diciamo che l'effetto non era quello desiderato, ma va bene. Approfitto e lo metto anche sul arco di Cupido. E quindi una bella mattina mi sono svegliata e il telefono mi ha detto: dovevo mandare un WhatsApp a mia sorella, un WhatsApp audio, che non era disponibile a casa. E ho aperto WhatsApp e WhatsApp non funzionava più. Quindi mi sono messa alla ricerca dello smartphone in sostituzione. All'inizio avevo visto un Asus, una buona offerta, non mi ricordo in quale negozio di elettronica, con una buona memoria, soltanto che aveva una facoltà di collegamento, quindi una velocità di collegamento bassa. E già questa cosa mi puzzava, anche se il telefono tecnicamente non aveva più di 6 mesi dall'uscita di quello modello, però che aveva questa, non era in full HD lo schermo, e nel 2020 non può essere che mi vendi un telefono che non è full HD di schermo, e in più aveva la connettività bassa. Ho detto no, ma anche no, ho fatto no. Quindi l'ho scartato. Poi volevo cercare se c'era qualche offerta sui Nokia, perché io e Nokia ci siamo sempre voluti tanto bene, ci siamo sempre trovati bene. Da ragazzina io utilizzavo il Nokia 3310, il telefono della mia generazione probabilmente. Io l'ho amato alla follia. I miei non me l'hanno mai voluto comprare, e io allora al mio 18° compleanno chiesi ai miei compagni di scuola che non volevo il regalo, ma volevo la busta con i soldi dentro, perché mi dovevo andare a comprare il telefono. Mi misi insieme ad altri soldini che avevo, finalmente mi riuscì a comprare il telefono. Comunque, cercavo un Nokia, ma non ho trovato niente che soddisfasse i miei requisiti, più ovviamente un prezzo accettabile, visto che avevo avuto già due spese molto grandi. Alla fine ho trovato un Huawei P-Smart 2019, iniziato a produrre da gennaio l'anno scorso,
con telecamera full HD, doppia telecamera frontale, buona frontale, sì, posteriore, buona telecamera posteriore, buona connettività, un buon amperaggio per quanto riguarda la batteria. L'unica cosa è che sull'Asus, sul quale ero un po' indecisa, alla fine aveva le tre telecamere e c'era anche il grandangolo, che a me piace come effetto di fotografia. Quindi sono tipo passato buoni 5-6 giorni, quale compro, quale compro, quale compro, quale compro, quale compro. Mi sono fatti pro e contro, sembravo Miranda di Sex and the City. E per un telefono ho fatto i pro e contro, la qualunque. I punteggi, non avete idea di quello che ho potuto combinare per capire quale telefono mi dovevo andare a prendere. Alla fine, un lunedì mattina, l'offerta del Huawei l'avevo trovata online su eBay. E alla fine, una mattina, un lunedì mattina, perché mi ero data di tempo. Nel weekend avevo detto: ok, entro lunedì mattina decido. E lo compro, entro mezzogiorno lo compro. Lunedì mattina accendo il computer, vado a controllare ovviamente la eBay se c'era ancora disponibilità del telefono. Alla fine era abbassato ulteriormente il prezzo il venditore e non ci ho visto più acquistato e via. Non ho avuto più ripensamenti. Lo sto utilizzando ormai da 3 settimane, 2 settimane e mezzo più o meno, e mi trovo abbastanza bene. Ho un po' di difficoltà per quanto riguarda lo schermo, anche perché io il Microsoft l'ho utilizzato per più di 5 anni, quindi è una visione completamente diversa della schermata, delle applicazioni, anche dei termini utilizzati, tipo sto ancora impazzendo con le notifiche, non capisco quale spuntina aprire, eccetera, per avere sì la notifica nella schermata delle notifiche, però non voglio avere il suono perché mi dà fastidio. Tipo per quanto riguarda le mail, a me piacerebbe, e non sono ancora riuscita, mi piacerebbe avere il simbolino dell'email che mi è arrivata l'email, ma non voglio sentire il rumore. Io il rumore voglio sentire soltanto dai classici SMS che io ancora spedisco e invio. Io adoro inviare SMS e di WhatsApp. Anche di Instagram voglio il rumore dei messaggini, non mi interessa. Anche perché poi Instagram l'ho installato anche sul PC, quindi a un certo punto mi inizia a suonare il PC, mi inizia a suonare il cellulare, non ci capisco niente. E in questo periodo che devo studiare, non mi sembra il caso di distrarmi con i rumori dei social, non mi sembra proprio il caso. Comunque, e quindi io nel giro di pochissimo finito tutti i soldi che avevo sul conto. Quando parlavo con le ragazze di Pallavolo, che avevo fatto questi importanti acquisti negli ultimi novembre, dicembre, gennaio, febbraio, 3 mesi, a un certo punto mi hanno preso in giro: e ora come li mantieni tutte queste cose? Ti dai alla prostituzione? Ho fatto quasi quasi ci rifletto. E comunque questo è il risultato dei miei ultimi dispendi di soldini. Poi cosa è successo? Stavo dicendo che sto facendo dei concorsi, come vi annunciavo. Nello scorso video mi preparo con voi, ne avevo uno a breve a settembre, anzi due prese elettive che purtroppo non sono andate bene, e ora ne ho un'altra sulla quale mi sto impegnando veramente tanto, anche perché è una buona occasione e ho bisogno di lavorare. Basta, ho bisogno di sistemarmi in questa vita. Non voglio dire che il posto fisso statale sia la miglior cosa, però sì. Se va bene, ti sistemi per la vita. E tecnicamente un posto statale lavori durante la settimana, il weekend c'è libero. Non è che puoi andare a rubare
al tuo stato, però rispetto a un lavoro a tempo determinato, sempre nell'incertezza, avere il lavoro fisso statale è una manna dal cielo. Ovviamente non è che puoi andare, come dicevo prima, a rubare in casa tua, perché fondamentalmente lavorare per lo Stato significa lavorare per tutti i cittadini italiani e quindi si lavora, punto e basta. E beh, non è neanche facile entrarci. Ormai da quando ho finito l'università avrò partecipato a diverse preselettive. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 preselettive. E solo uno riuscì a passare la preselettiva e poi vabbè, non passai le prove scritte che erano molto difficili. Poi altre novità, altre novità, altre novità. Ah sì, ho cambiato squadra di pallavolo. Non mi ricordo se nello scorso video vi raccontai del volley, forse no. Comunque, la squadra dell'anno scorso, a fine anno, questa forse l'avevo raccontata, comunque a giugno il mister dichiara, prima dell'ultima di campionato. Allora, ragazzi, andate a giocare questa partita, eventualmente, ah no, giocate questa partita, entro 15 giorni dalla fine di questa partita. Sarete chiamate da me o dalla presidente o dalla dirigenza per essere convocate o meno. Quindi, se non ricevete chiamate, vuol dire che non siete state selezionate per il prossimo anno. Io non avevo ricevuto nessuna telefonata nel giro dei 15 giorni e quindi durante quest'estate mi sono trovata un'altra squadra dove poter giocare. Avevo già iniziato a fare gli allenamenti con questa nuova squadra. Il vecchio mister mi contatta e mi dice: ciao Elisa, i piani sono cambiati. Quest'anno abbiamo deciso di contattarti. Sei stata un elemento fondamentale in questi 7 anni in questa squadra. Vieni, ti diamo un buon posto come giocatrice. Io purtroppo, anzi direi per fortuna perché poi l'ho raccontato che c'è stato un casino in quella squadra. Avevo già dato parola alla nuova squadra, quindi dissi al mister: ti ringrazio per l'opportunità, sarebbe bellissimo continuare a giocare per voi, ma purtroppo ho già dato mia disponibilità a un'altra squadra e non mi sembra il caso di rimangiarmi le mie parole. Poi io sono una donna di parole, di parola, e quindi grazie, eventualmente ci rivedremo per qualche sfida con la rete in mezzo. Incazzatissimo lui, ma va bene così. Ho iniziato questa nuova avventura in questa squadra in cui poi alla fine avevo scoperto che allenava uno dei miei mister storici, cioè mi sta allenando una persona che la prima volta che mi ha allenato avevo 16 anni, la seconda volta che mi ha allenato, dai 16 anni più o meno fino ai 20, 19-20, la seconda volta ero forse 23, 24, non mi ricordo di preciso. E questa è la terza volta che mi allena. Pare di sì. Sì. E ho 35 anni, quindi è una persona che praticamente mi ha visto crescere. Sono veramente contenta di giocare in questa nuova società. L'ambiente è molto tranquillo, rilassato. Ma anche determinato, nel senso che le nuove squadre comunque partono da un livello basso. Io fino all'anno scorso ho giocato in Serie C, quest'anno ho dovuto ricominciare il tutto nella serie provinciale più bassa, la seconda divisione. Però visto che siamo tutte di un certo livello, non altissimo, ci siamo imposte sin dall'inizio di riuscire a vincere il campionato. Finora, facendo corna, facendo gli scongiuri, toccando ferro, toccando questo, toccando quell'altro, sta andando quasi secondo i piani. A parte una partita,
Il resto sta andando proprio secondo i piani e sono contentissima perché il gruppo mi piace molto, è molto unito. Vabbè, ovviamente gli screzi tra lo spogliatoio, il campo, il mister ci sono sempre, ma è una questione direi normale nella regola, però per il resto è una bellissima situazione. Sono capitano. E sono contentissima. È la prima volta in tantissimi anni di pallavolo in cui faccio il capitano. Mi era capitato di fare il vice diversi anni fa, ma proprio capitano, capitano, mio capitano, non mi era mai capitato. Anche perché io ho un ruolo, sono centrale, in cui quando sono in posizione seconda linea, vengo sostituita dal libero, che è il giocatore più bravo per quanto riguarda la seconda linea, ricezione e difesa. E di norma il centrale è sempre quello più scarso. E quindi veniamo sostituite quando siamo in seconda linea. E visto che il capitano deve stare sempre in campo, di norma un centrale è raro che lo fanno capitano. Lo possono anche fare, però poi si deve designare sempre un capitano in campo che possa andare a parlare con l'arbitro qualora il capitano centrale sia fuori dal campo. Ad esempio, pure la nazionale di pallavolo femminile, il capitano, la Chirichella, anche lei è centrale, anche lei viene sostituita dal libero. E anche nella nazionale viene indicato un capitano in campo nel momento in cui la Chirichella non sta in campo. È la stessa situazione. Sono capitano, sono contentissima, il campionato sta andando benissimo, il gruppo mi piace tanto, anche la dirigenza e il presidente sono adorabili. Sono contentissima. Niente, molto molto bello, bello bello. Poi, cosa dirvi di più? Ah, ieri sera è stato San Valentino, 17° San Valentino insieme al mio fidanzato. Siamo andati a cena fuori. All'inizio non era programmata la cena fuori, perché quest'anno San Valentino, come l'anno scorso, è venuto di venerdì e io normalmente il venerdì sono in palestra ad allenarmi. Ma abbiamo fatto un'amichevole il giovedì, quindi venerdì il mister ce l'ha dato libero, visto che questo fine settimana non abbiamo partite, c'è la pausa campionato. E quindi all'ultimo secondo abbiamo cercato un ristorantino carino dove poter andare a cena fuori. All'inizio avevo visto, ma purtroppo era già sold out. Abbiamo visto la cena al lume di candela al Castello Arechi. Sarebbe stata una situazione super romantica, super speciale, però purtroppo era sold out, quindi è saltata, è sfumata questa situazione che sarebbe stata veramente carina. Però il ristorantino che abbiamo trovato, molto piccolo, molto accogliente, piatti cucinati con cura, con maestria, molto buoni. Abbiamo passato veramente un'ottima serata. Siamo andati a cena relativamente tardi, erano le 9:30 quando abbiamo prenotato, l'ora in cui abbiamo prenotato, perché il mio fidanzato ieri ha lavorato fino a tardi. Però veramente bello, tutta la serata. Siamo tornati a casa che era veramente tardi, forse era l'una quando ho chiuso il telefono ieri sera. Stamattina alle 8 già suonava la sveglia, la volevo buttare giù dal balcone. Domani mattina dormo. Ma è domenica, chi mi viene a svegliare è una personcina morta. No, domani ho bisogno di dormire. È una settimana che mi sto svegliando sempre alle 8, andando sempre a dormire molto tardi per motivi di studio. Quindi domani ho bisogno di dormire. Domani pomeriggio ricomincerò a studiare, però domani mattina voglio morire nel mio letto, almeno fino alle 3. Per qualcuno forse può sembrare esagerato, per me no. L'ho sempre fatto. Secondo me non smetterò mai di farlo. Sono una vera dormigliona. Comunque, no, è andata veramente bene. Abbiamo mangiato bene. C'era
un'entrée di ostriche, spumantino e frittura, c'era un antipasto di come si chiama? Tarte di salmone con mango, no, con avocado, un letto di avocado e non mi ricordo che cosa più. Poi per primo c'erano dei mega tortelloni con ripieni di ricotta di bufala, se non sbaglio, con un sugo di polipo, con ovviamente anche il polipo all'interno. Poi che c'era più? Oddio, non mi ricordo. Ah, il dolce, una sfoglia molto delicata fatta al forno con la crema di ricotta di bufala, buonissima, dolcissima. Hanno accompagnato un gelato alla vaniglia, veramente, abbiamo mangiato veramente bene. Credo di stare chiacchierando da troppissimo tempo. Ho già cambiato due volte la batteria, anche se la prima era l'avevo già iniziato a utilizzare per un altro video, però comunque era carichissima, forse era al 70%, 80%. Comunque, e questa è la seconda e l'ultima batteria. Io ho tre batterie per questa fotocamera, l'ultima all'interno. Spero di riuscire a chiudere il video prima che muoia tutta la situation. E in più devo fare anche l'anteprima. Comunque, vado a mettere la matita. Quanto odio le mie labbra, sono così irregolari per colpa degli herpes labiali che ho preso durante gli anni che non riesco mai a creare una simmetria. Non voglio dire perfetta, ma accettabile tra i quattro quadranti, sono tutti diversi. Io stasera questo rossetto voglio proprio tentare la sorte. Questo è un rossetto di Catrice, bellissimo, morbidissimo, ma purtroppo va a finire nelle classiche rughette di espressione, specialmente di espressione di fumatori. E l'ho voluto provare insieme alla matita che ho messo, che è quella di Deborah, la matita della formula puro, solo come contorno, senza andarla a bloccare con una trasparente. Di solito questo rossetto è difficile, però sto facendo delle sperimentazioni con quella matita perché poi ve la voglio recensire. Quindi sto tentando la fortuna, come si osa dire. Novità importantissima, mi sono dimenticata di dirlo prima. Come ho fatto? È la cosa più importante che mi sia capitata negli ultimi 20 anni. Ho smesso di fumare. Dopo 20 anni di sigarette, una mattina a settembre mi sono svegliata, avevo un bruciore di stomaco che non mi ha fatto neanche venire voglia di fare colazione quella mattina. Mi ero sforzata, diciamo, perché comunque stavo studiando e avevo bisogno di fare colazione. Dopo, diciamo, un'oretta e mezza, 2 ore dall'essermi svegliata, stavo studiando già, mi vado a fare un caffè come sempre, per spaccare ovviamente la mattina di studio. Esco qui fuori al balcone qui perché non ho mai fumato in casa, mi accendo e tutte queste 2 ore avevo sempre questi dolori allo stomaco, non erano forti ma erano tipo delle fitte fastidiose. Comunque esco sul balcone, vado per accendermi la sigaretta e fare il primo tiro, non una fitta ma una coltellata nello stomaco, un dolore mi ha lasciato me senza fiato, ho fatto, oh mio Dio, io fuori, ovviamente ho ancora, perché è rimasto fuori nel frattempo, un po' sa scendere, l'ho spenta all'interno anche con crudeltà e ho deciso, basta, io dopo 20 anni da fumatrice smetto, non voglio più fumare. Il mio corpo aveva detto che era arrivato il momento di smetterla.
che non era più il caso di proseguire in questo avvelenamento del corpo. E da settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, sono 5 mesi. Ora il giorno non me lo ricordo, forse era fine settembre, 20, 21, ora non mi ricordo proprio, 19, 20, 21, boh, no, una di queste date. Sì, era prima di San Matteo, che è il patrono della mia città, perché durante i festeggiamenti già non fumavo, però erano passati pochissimi giorni perché c'avevo una sta voglia di... mi sarei fumata anche il mare. E comunque, dopo 20 anni, perché ho iniziato a fumare che avevo 15 anni, comprai il mio primo pacchetto a 15 anni, ho smesso di fumare. Ma come mi sento bene! Ragazzi, voi non avete idea. Io di solito ero convintissima che la corsa non faceva per me, lo sport corsa, correre in generale, non faceva per me. Non ero portata, non riuscivo a praticare la corsa. Ho capito che non ero io che non riuscivo a praticare la corsa, erano i miei polmoni che non ce la facevano a farmi correre. La nicotina che avevo in corpo che non mi permetteva di correre. Di solito quando facciamo gli allenamenti e la corsa, io ero sempre l'ultima della fila. Non riuscivo quasi mai a tenere il passo con le altre. Invece ora guido io e le ragazze mi dicono: Elisa rallenta. Ripeto, sono contentissime. E con me, il giorno dopo, quando ho smesso io, mi ha voluto seguire a ruota anche il mio fidanzato, quindi insieme stiamo affrontando questo nuovo percorso di vita insieme. Voi considerate che 5 giorni dopo che avevo deciso di smettere di fumare, ho partecipato a una di quelle prese elettive che poi non è andata bene ed ero super nervosa, mi sarei fumata anche i fogli che avevo davanti. Poco dopo siamo stati in vacanza in Puglia ad Alberobello e di norma, stando fuori, tra una cosa e l'altra, comunque si fumava abbastanza. Non abbiamo cercato una volta il cartello T di tabacchino. Sono molto fiera di noi, veramente. Però in questi mesi me la sono vista veramente brutta. C'è stata una giornata, ma erano passati ormai forse già un mese da quando avevo preso questa decisione. Ero solo a casa, i miei non c'erano, erano andati al paese e nulla, avevo appena finito di pranzare, quindi ero in cucina. Nel frattempo finisco di mettere a posto e vi racconto quest'ultima cosa, poi chiudiamo. Tu che ci fai qua? Ok. Ero in cucina, stavo sistemando la tavola, togliendo le cose, mettendo la roba nella lavastoviglie, eccetera. Mi preparo il caffè. Mi devo fare ancora i capelli. Comunque, mi preparo il caffè. E a un certo punto, mentre mi sto vedendo la televisione, mi viene proprio una voglia. Mamma mia! Voi pensate, io sulla scrivania, non so se si vede, c'è quella cesta, e all'interno è il mio svuotatasche. Ci tengo le cose che poi andrò a mettere in borsa, le cose che mi possono servire. E praticamente, dopo che ho fumato l'ultima sigaretta, in quel coso è rimasto il pacchetto. Ah, ci sono dei nodi. È rimasto il pacchetto con mezzo pacchetto pieno, cioè praticamente sono altre 10-12 sigarette là dentro. L'accendino e stanno là da settembre e non le ho mai prese, neanche una volta. Il contenitore là l'ho svuotato, l'ho messo a posto, l'ho pulito diverse volte, ma così come le mettevo fuori per pulire le cose che c'erano dentro, così le rimettevo a posto. Non so perché ho deciso di lasciarle lì. Comunque, quella giornata dopo pranzo ero veramente. Devo fumare! Stavo per venire qua dentro e cadere di nuovo in tentazione. Purtroppo ho tenuto la fascia nei capelli oggi per poter studiare e un po' i capelli. Sono stati troppo a contatto con la cute e non mi piacciono, voglio dare
un po' di vitalità con lo shampoo a secco, giusto qua sopra. E comunque, a un certo punto, presi il cagnolino, dissi: no, ma che ora dobbiamo scendere prima che cado in tentazione. Dobbiamo uscire di casa assolutamente prima che vado in cameretta a prendere le sigarette. Sono scesa di casa, ho portato il cane giù. Quando poi sono risalita, dopo mezz'ora più o meno di passeggiata con il mio cagnolino, mi era passata questa voglia insana di riprendere in mano il pacchetto e non ho avuto più problemi. Ora posso, da sempre sono riuscita a stare vicino a fumatori e non mi dava nessunissimo fastidio. Ah, una volta, anzi più di una volta è successo che ho sognato che mi stavo per accendere una sigaretta. La prima volta che me la stavo per accendere, poi mi sono svegliata di soprassalto. La seconda volta è che mi nascondevo dai miei genitori per poter andare a fumare una sigaretta. Tipo, facevo un tiro, la buttavo a terra e dicevo: uè, scema, tu hai smesso di fumare, che so ste cose, buttala. La seconda volta che feci questo tipo di sogno, mi accesi la sigaretta e dissi: ma questo è un sogno. E io me la fumo tutta quanta sta sigaretta, che me ne importa. Però tipo l'ho fatto verso novembre, poi non ho più avuto questi sogni incubi, tra virgolette. Una cosa che è stupenda, se vedo, devo passarmi un po' la piastra sulla ciocca iniziale, vabbè. Una cosa che mi sconvolge sono i sapori. Da quando ho smesso di fumare ho iniziato a prendere il caffè senza lo zucchero per sentire proprio il sapore del caffè in bocca, che mi piace tantissimo. Prima prendevo sempre zuccherato il caffè e ora sempre senza zucchero. Le tisane, la camomilla, il tè, tutti senza zucchero. Prima invece andavo proprio alla ricerca dello zucchero. Sento i profumi della cucina perché prima non li sentivo più. Sì, mi sa che è arrivato l'ora pure di cambiare la macchina fotografica, ma per ora non money, I don't have a money, non tengo soldo, come si dice. Si spegne ogni pochino. Comunque, qualora dovessi cambiare, probabilmente sempre una fotocamerina, però con lo schermino che si ribalta. Molto più comodo poi filmare i video. Dovrei andare anche dal parrucchiere, mi dovrei andare anche da appiccicare col parrucchiere, come si osa dire. Mi ha sbagliato il taglio, proprio in malo modo. Le due ciocche lunghe avanti sono senza forma, dopo poco dal taglio già non riuscivo a metterle in piega. Ci sono rimasta male perché una sola volta capitò che in tanti anni che vado lì che mi aveva sbagliato il taglio, andavo molto di fretta e quindi misi fretta al mio parrucchiere che poverino. Cioè, fino al 99, però se la cliente ti dice c'ho 5 minuti in croce, tagliami, asciugami, fammi i capelli, è già un miracolo che non mi ha fatto uscire con i capelli bagnati. Comunque, stiamo parlando delle sigarette. Sì, mi sono liberata di questa problematica della mia vita e sono la donna più contenta del mondo. Una cosa stupenda. Non voglio fare l'antipatica, la rompipalle come faccio con i miei amici fumatori ancora, ma vi dico che vi cambia proprio la vita. È un'altra vita, sono altri sapori, altri profumi, anche altre emozioni. Ora, per esempio, il viaggio che abbiamo fatto ad Alberobello, non ci siamo persi via là a fumare, a cercare tabacchino, a fermarci per provare a fumare una sigaretta. No, è stato tutto un'emozione dietro l'altra. Non so, prima dovevamo andare fuori dalla camera per fumarci una sigaretta, ora niente, niente. E la mia macchina non puzza di sigarette.
Quella vecchia non ci si poteva più entrare, ormai saliva più di tabacco e nicotina che di macchina, pure con tutta la prema chic. Era una cosa insopportabile. Ok, io direi che tanto stasera metto un cappellino, quindi non ho bisogno di piastrarmi questa ciocca. Ho questa piccola vertigine che mi fa quadrata qua sopra. È insopportabile perché poi dall'altro lato non ce l'ho, cioè se provo a fare la riga al contrario, a parte che ora vabbè, sono questi capellini corti qua. Se li provo a mettere dall'altro lato, la prossima volta la riga la devo far fare di qua, non si vede. Però ormai se la disegnerà qua e poi i capelli sono divisi in modo diverso, tagliati in modo diverso, quindi per ora me lo devo tenere così. Ok. Non so quanto sia venuto lungo questo mi preparo con voi. Io spero che vi abbia fatto compagnia. Voi mi avete fatto sicuramente compagnia, quindi vi ringrazio. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo video mi puoi supportare mettendomi un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata, giù nell'info box, sempre in giro nello schermino. E quindi se mi vuoi supportare ti puoi iscrivere al canale. Io ti ringrazio per avermi aperta, per avermi fatto compagnia e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!